Primo, le spese di funzionamento del nostro ente, quindi le partite correnti, sono pari a 523 milioni quest'anno e le entrate sono di 489 o 79, mi ricordo, ma lo trovate lì. Il che vuol dire che si determina un buco strutturale che quest'anno è stato coperto utilizzando fondi e vari aspetti, varie tecniche di bilancio di 45 milioni. Questo buco strutturale in realtà potrebbe salire per via di alcune attività che non sono state fatte intorno ai 70 milioni, esattamente quanto vi hanno raccontato i nostri predecessori. Ma l'aspetto importante di questo fatto è che di questi 523 milioni di spese correnti, ben 220, dico sì, 220 sono restituzione di soldi al bilancio dello Stato. Cioè 220 su 523, capite da soli che cosa significa. C'è anche un aggravante. Le entrate di questo ente sono per metà tributarie. Poi le entrate tributarie nessuna è gestita, ma questo ne parleremo un'altra volta. Per metà tributare circa 220, l'altra metà, 240 circa, sono trasferimenti dello Stato o della Regione che però sono finalizzate a varie attività. Cosa significa? Che questi soldi, se non vengono fatte le attività, non arrivano. Quindi, se noi vogliamo vedere le spese di funzionamento del nostro ente, praticamente noi il 1º gennaio siamo già in default di cassa, quantomeno perché abbiamo i soldi della restituzione allo Stato di questo federalismo inverso, avviene il 1º gennaio. Il resto avviene intorno al 15 dicembre e quindi si giustifica in questo modo una situazione che ovviamente non può andare avanti. Ma dicevo prima che questo ente soffre di una cattiva fama, non meritata dal punto di vista della performance, perché se noi togliamo questa parte di federalismo inverso, le spese correnti e quindi le spese di funzionamento di questo ente sono 325 milioni. 325 milioni, che quindi a fronte invece delle entrate, dicono che non c'è un buco strutturale di 45 milioni, ma c'è un avanzo potenziale di 100 milioni di euro di partite correnti. Non